premio Prestige per personaggi del mondo dello spettacolo, ma sono tante le discipline che sono state premiate questa sera al Circolo Golf Roma a Via dei Due Ponti 110. Allora, intanto cominciamo con la bellezza fatta a persona, ma anche con il talento. Ecco, allora io ti vorrei chiedere il talento, quale percentuale ha nella capacità di riuscita di un professionista? Il talento credo sia l'ingrediente fondamentale, perché per quanto uno possa essere spinto, se è spinto, comunque se non vali, non vali. Insomma. E la fortuna? La fortuna, papà anche diceva che è importante anche, forse anche un po' più del talento, perché ci sono tanti talenti che purtroppo magari non hanno avuto l'incontro giusto o una fortuna dove hanno potuto far ascoltare e veramente poter emergere con il loro talento, quindi la fortuna e il talento insieme. Tu sei una figlia d'arte strepitosa, talentuosa, però devo dire che papà ci ha messo del suo e ti ha dato questa grazia, questo amore per il bel canto. Ecco, c'è la tua canzone del cuore di papà? Ma le mie canzoni del cuore sono più di una, e sono però quelle meno famose, i lati B dei 45 giri delle sue canzoni più famose, perché sono delle vere e proprie poesie. Io era tantissimo tempo che gli dicevo: papà, perché non fai un CD con tutti i lati B? Perché lo tartassavo con questa cosa, però se devo scegliere fra, insomma, le sue più famose, scelgo Riderà. Riderà. Ci metti anche un po' di, ci fai venire anzi quel po' di nostalgia meravigliosa per un personaggio che è rimasto veramente nei cuori di tutti noi. Senti, invece ti chiedo, cosa ne pensi dei giovani d'oggi che si affacciano con estrema facilità al successo, un successo che poi a volte rischia di essere un pochino effimero? Sì, lo so, purtroppo questi talent danno la possibilità di farsi vedere, di esibirsi, di arrivare subito alla popolarità, però ecco, se poi manca la gavetta, che è importante perché comunque ti forma sia nel carattere che anche nell'esperienza del canto. E ci sono anche, penso, io ad esempio nel mio piccolo non ho voluto dei facilitismi, insomma, io viaggiavo con il pulmino, arrivavo, facevo prove, ore e ore, ho cominciato da dietro, cioè papà mi metteva addirittura dietro i musicisti all'inizio, poi insieme ai musicisti, poi sono arrivata a fare la corista, poi ho cominciato a presentare, cioè anche io ho fatto i miei step, mi sono serviti, cioè ho imparato tanto e penso che sia importante, e questi ragazzi dovrebbero secondo me avere anche questa possibilità, oltre alla fortuna, alla visibilità, tante scuole, tanti professori, tanti subito questa fama, però ci vuole anche un po' di gavetta. E noi ti ringraziamo per questa tua veramente grande attenzione verso il segmento artistico. Spendimi ancora una battuta per il contesto di questa serata. Questa serata è meravigliosa, la cornice dove ci troviamo, il posto è incantevole, le persone, gli ospiti intervenuti sono veramente tutti amici, hanno avuto tutti parole gentili e carinissime verso papà e verso di me, e di questo li ringrazio tutti quanti. Il premio è stato veramente carinissimo, ovviamente io lo prendo a nome di papà e quindi io provo un'enorme gioia e onore ogni volta che comunque si ricorda papà in qualsiasi modo, e quindi ringrazio l'invito, ringrazio tutti quanti per essere stati così carini, e grazie. E sei bella tu, bella dentro e fuori, grazie.